Essere venuti a questa occasione importante, ovviamente l'assemblea ordinaria in quest'anno diciamo, assume anche un ruolo, un'importanza notevole, visto che ci saranno anche le elezioni del nuovo consiglio direttivo, che poi probabilmente, come voi tutti sapete, emanerà il nuovo presidente, i vicepresidenti, il segretario, il tesoriere, vi dicendo, quindi praticamente tutte le cariche, che sono le cariche diciamo, organizzative per quello che riguarda l'associazione Piazza San Marco. Ovviamente l'elezione, la lasceremo come ciliegina sulla torta, quindi come ultimo aspetto diciamo, della nostra assemblea. È mio dovere ovviamente incominciare questa assemblea dandovi un attimo un resoconto di quello che è stato l'anno trascorso e diciamo, in analisi un po' più ampia quello che è stato il triennio che è appena trascorso. Ditemi, mi sentite bene? No, perché Sì, non ho... ottimo. Allora, è evidente che l'associazione Piazza San Marco quest'anno ha svolto un lavoro, secondo me, importante. Abbiamo portato a termine diciamo, un progetto che è molto importante, che utilizzerò diciamo, come ultimo aspetto. Però volevo dirvi che l'associazione nel triennio appena trascorso e nei 6 anni di mio mandato ha cercato diciamo, di portare avanti una tematica cambiando un attimo la visione rispetto a chi mi aveva preceduto. Ovviamente tutto il mio rispetto e tutta la mia ammirazione va per il signor Bacci che non c'è qui oggi anche perché non vive più a Venezia ma a Treviso per aver rilanciato diciamo, l'associazione e averla fatta riprendere. Però diciamo, l'associazione Piazza San Marco nell'ultimo periodo ha cercato di portare avanti il suo lavoro con una visione leggermente diversa. Abbiamo cercato di attutire in un certo senso le polemiche di articoli sui giornali, le prese di posizione un po' in un certo senso forti che magari ci davano una certa visibilità, ma da un altro punto di vista, secondo questa è la mia analisi, poi mi posso sbagliare, non portavano a nulla, cioè non ci lasciavano il tempo che trovavano e alla fine, diciamo, di concreto per quello che riguardava i fini, diciamo, della piazza, non lasciavano a nulla. La nostra idea è stata quella di portare avanti un qualcosa di più diplomatico, tra virgolette, e in un certo senso di più concreto. L'esempio lampante di tutto questo discorso è stato questo progetto che abbiamo compiuto quest'anno, il famoso progetto dei San Marco Guardians, l'abbiamo chiamati così, che ovviamente è stato visto in maniera anche polemica da alcune persone, vista la sponsorizzazione di Costa Crociere, via dicendo, che però voleva andare a toccare in un certo senso quelle che erano le problematiche di superaffollamento, di ingessatura, diciamo, della piazza, andando in un certo senso, non dico a risolverlo perché sarebbe pretestuoso, ma quantomeno ad andare ad attuire quell'impatto che il turismo di massa ha quotidianamente nei mesi estivi sulla piazza, cercando ovviamente di porre rimedio a queste problematiche. Questo progetto in un certo senso era già stato portato avanti in precedenti amministrazioni e anche da precedenti persone, però quello che abbiamo voluto fare è prendere un'idea che può essere giusta o sbagliata, per noi era giusta ovviamente, e cercare di farla e realizzarla e portarla a compimento in una maniera seria e professionale. E in questo senso qua mi prendo diciamo, il merito da parte dell'associazione di averlo fatto, perché i ragazzi che hanno lavorato per noi erano circa 15 ragazzi. Le testimonianze che abbiamo avuto nella stampa, non solo nazionale, hanno dimostrato il fatto che questo appunto progetto è stato fatto e portato avanti in una maniera molto seria e professionale. Molto probabilmente i primi mesi, quelli che vanno da maggio ad agosto, per quello che riguarda proprio il team, l'equipe di ragazzi, sono stati migliori rispetto al secondo passaggio, però ripeto, ne ho avuto testimonianza anche lunedì, ho incontrato l'assessore Rei, che me ne ha dato proprio menzione di questo e non vi dico, quello che ci ha detto il sindaco e il direttore generale. L'amministrazione comunale e vi dicendo ha notato veramente positivamente questa volontà da parte dell'associazione Piazza San Marco e vi cito appunto le parole della nostra socia, tra l'altro Carla Rei, sono poche le associazioni cittadine, non solamente a Venezia, che
si rimboccano le maniche e fattivamente cercano di risolvere, ecco la diversa visione, delle problematiche, cercano di risolvere delle problematiche. Molto spesso ci sono delle associazioni civiche che protestano, si indignano giustamente, vi dicendo, ma poi alla fine non mettono, come dico io, molto spesso mano al portafoglio, non si attivano per risolvere fattivamente delle problematiche. L'associazione Piazza San Marco, mi sento di dirlo, perché mi è stato riferito, è una delle poche associazioni che cerca di portare avanti queste cose e cerca di risolvere queste problematiche. L'impatto dei guardiani è stato, dal mio punto di vista, abbastanza positivo. Non sto qua a dirvi che abbiamo risolto tutti i problemi di sovraffollamento, di maleducazione, vi dicendo, le testimonianze anche del comandante della Polizia Municipale sono in questo senso positive. Mi auguro che lo sponsor, tanto criticato, anche qua non voglio entrare in polemiche, in discorsi, che è Costa Crociere, che tra virgolette ha tirato fuori 180.000 euro, quindi non 5.000 o 1.000 euro e via dicendo, quindi il nostro ringraziamento va assolutamente a questa compagnia, a questa grande ditta, possa rinnovare l'interessamento per la piazza. A parole ci è stato dato questo suo interessamento, stiamo a vedere se verrà rinnovato il finanziamento anche il prossimo anno. E spero anche l'anno successivo, quindi il progetto era per un triennio, anche perché il primo anno ci sarebbero state delle problematiche che il secondo anno, secondo me, dal mio punto di vista, dovrebbero entrare a regime. Quindi questo è il grande progetto, secondo me, per una piccola associazione come la nostra, che è stato portato a compimento l'anno scorso. Altre cose fattive e concrete, magari meno vistose, ma dal mio punto di vista altrettanto importanti, sono state fatte. La prima cosa è stato il nuovo logo, l'avrete visto probabilmente tutti voi, anche perché vi è stata data una vetrofania, un adesivo e altre cose, ma soprattutto vi è stata data una tessera molto, secondo me, elegante, molto bella. Il nuovo logo è stato disegnato e fatto ovviamente su nostro incarico da questa ditta di grafica molto famosa cittadina che si chiama Tapiro. È un logo dal mio punto di vista molto interessante perché è uno dei pochi loghi a Venezia che non ha il leone di San Marco, non perché io mi vergogni del leone di San Marco, anzi è proprio il contrario, ma bensì perché è un simbolo che è inflazionato. Mentre invece il logo dell'associazione rappresenta il campanile di San Marco e questa sequela, diciamo, di sequenza di archi, che sono appunto le procuratie, che rappresentano l'unicità della piazza, ma soprattutto l'unione di ogni arco che fa appunto un negozio, quindi l'unione, diciamo, di tanti soci, siano essi commercianti o meno, che fanno ovviamente un'associazione. Questo nuovo logo, dal nostro punto di vista, dovrebbe diventare un simbolo proprio distintivo, per quello che riguarda i negozi che lo espongono e non solo, ripeto, anche per chi ce l'ha. Ci sarebbe piaciuto, non l'abbiamo fatto chiedo venia in questo senso, legarlo anche a una serie di scontistiche e di benefit che possono essere ovviamente legati al fatto di far parte di questa associazione, perché ovviamente la vita sociale, quindi di associazione, si sviluppa e cresce giorno dopo giorno in quelli che sono anche degli aspetti conviviali che io ho cercato di portare avanti. Io non ne sono particolarmente portato e chiedo scusa di questo, però ho chiesto l'aiuto a Setra o altre persone che sono ovviamente con uno spirito molto più aperto e forse simpatico del mio. E devo dire, abbiamo fatto degli incontri molto belli. Abbiamo fatto chi ha partecipato probabilmente. Lo può dire, abbiamo fatto una bellissima cena e qua ringrazio Setra e soprattutto sua moglie, una cena armena agli assassini e dopo una visita interessantissima alla mostra dell'Armenia. Abbiamo fatto una bellissima visita alla mostra sul vetro appunto di Benini e di Carlo Scarpa all'isola di San Giorgio, una visita interessantissima al Museo Archeologico. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di portare avanti anche questi aspetti, chiamiamoli conviviali, su cui indubbiamente l'associazione deve lavorare anche negli anni a venire, perché un'associazione si fonda, si integra molto di più quando appunto ci sono questi legami forti che si creano solamente con la convivialità. Tutto questo sembra molto scontato, sembra facile, sembra una cosa che venga ovviamente scontato. Chi ha più esperienza di Piazza San Marco di me, mi racconta, che ovviamente una volta la situazione non era qua. Il grande intuito, del compianto Ottavio Crozze è stato proprio quello di mettere assieme, diciamo, delle persone che magari si guardavano anche, con non troppa simpatia, fino a qualche anno prima.
portando come finalità, come fine, diciamo, il fatto che la piazza andasse preservata da certe deturpazioni che purtroppo vediamo quotidianamente, che ovviamente anche creare una lobby positiva, anche dal punto di vista commerciale, era un qualcosa di positivo. Quindi in un certo senso anche il fatto che siamo qua tutti riuniti, che parliamo di un'associazione che ormai ha diversi anni, decine di anni di vita, secondo me è sicuramente un aspetto importante. Dall'altro punto di vista abbiamo sviluppato ancora di più il lavoro sul sito internet dell'associazione stessa. Il sito internet ovviamente è il futuro, è uno strumento formidabile di comunicazione. L'abbiamo fatto diventare un sito internet di comunicazione nel vero senso della parola, perché da un po' di tempo abbiamo avuto la collaborazione di un giornalista professionista, un signore giovane, si chiama Mencini, di grande talento, tra l'altro ha appena pubblicato un libro, e vi dicendo che ci dà la possibilità di scrivere in tempo, tra virgolette, reale, delle informazioni in merito a delle tematiche legate alla piazza e più in senso generale a Venezia. Questo cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che praticamente, avendo un sito che è quotidianamente o settimanalmente aggiornato, il numero di visitatori ha avuto una crescita negli ultimi mesi, che vanno da agosto in poi, da settembre in poi, che è veramente esponenziale. I dati che noi vediamo con l'ingegner Lalli mensilmente sono incredibili, e questo ci fanno capire, questi dati ci fanno capire ovviamente delle enormi potenzialità che ha questa associazione. Se non altro perché ovviamente è l'associazione che porta avanti delle tematiche legate alla più bella piazza del mondo e, consentitemi un motivo d'orgoglio, alla più bella città del mondo. Quindi noi siamo veramente visti come in un certo senso i custodi di un qualcosa che è la più bella appunto piazza del mondo. E in questo senso qua la nostra idea è quella di potenziare ancora di più la forza, diciamo, del sito, dividendo ovviamente il sito in due grandi aspetti. Uno è un aspetto meramente, diciamo, informativo e quindi, diciamo, molto istituzionale, molto serio, che porta avanti le tematiche, le problematiche di Venezia e della piazza. L'altro potrebbe essere uno sviluppo ancora di più di quelle che sono delle tematiche commerciali, che ovviamente sono importanti per tutti noi o per tanti di noi, che potrebbero essere anche aperte non solamente ai commercianti della piazza, ma anche a tutti coloro, vedo alcuni soci che non hanno proprio una struttura in piazza di per se stessa, ma che possono essere interessati a promuovere le loro attività o, perché no, anche le loro attività culturali che fanno all'interno delle loro strutture. Altro aspetto importante, non voglio dilungarmi troppo, non preoccupatevi, è ovviamente la riorganizzazione della segreteria che è avvenuta nell'ultimo anno e negli ultimi anni grazie all'aiuto che io ovviamente non fatico mai a dire fondamentale dell'ingegner Lalli, che ha preso in mano veramente l'associazione come un bambino in un certo senso e l'ha riorganizzata, perché come tutti noi anch'io sono una persona che magari ha degli altri impegni e non ha, diciamo, questa precisione che solamente un ingegnere con un'esperienza come quella dell'ingegner Lalli possono avere. Quindi ha ripreso in mano veramente le file dell'associazione, ovviamente si è fatto avvalere dell'aiuto di una società di servizi, che è la San Giovanni Evangelista Società di Servizi, che ovviamente viene retribuita per questo lavoro, quindi c'è anche una piccola differenziazione rispetto al passato, in questo senso, che comunque ci ha dimostrato come, diciamo, una situazione riorganizzata possa funzionare meglio. Tutto questo è, dal mio punto di vista, molto importante, perché la qualità, diciamo, dell'informazione nei confronti dei soci, secondo me, è nettamente migliorata. Penso che adesso nessuno mi possa venire a dire che non è stato avvisato dell'assemblea, di cose, perché la costanza con cui l'ingegnere manda questo tipo di informazioni è veramente molto importante. Come dicevo prima, non voglio dilungarmi, voglio però dirvi che al di là, diciamo, di questi aspetti positivi, ci sono anche dei motivi di preoccupazione, che sono dei motivi di preoccupazione che non sono solamente legati a, diciamo, l'associazione in senso, ma proprio alla vita dell'associazione stessa.
Io avevo detto, e qua lo voglio dire di fronte a tutti voi, che non intendevo ricandidarmi al terzo mandato, non lo trovavo e non lo troverei, diciamo, giusto, nel senso, diciamo, proprio stretto della parola, perché penso che un'associazione viva anche di nuove linfe, di nuove idee, di nuovi presidenti e di nuove persone che ovviamente possono portare avanti il lavoro in una misura diversa, migliore o peggiore, questo verrà valutato dagli altri, rispetto a quello che è il mandato ovviamente precedente. Dall'altro lato però devo dire appunto come aspetto non troppo positivo è che diciamo, la partecipazione, qua lo devo dire in questa sede, da parte di molti soci, l'attaccamento da parte di molti soci che si evince da tanti aspetti, diciamo, il fatto che molto spesso le quote sociali vengono pagate con grande ritardo, il fatto che non si abbia, diciamo, quella partecipazione che delle persone si aspetterebbero, fa sì che ovviamente in certi momenti ci siano appunto degli aspetti, definiamoli di scoramento, cioè di abbattimento in un certo senso. Quindi in questo senso mi sento di dirvi che è importante, importantissimo che nuove persone, persone che possono essere ovviamente interessate e che possono avere il tempo da dedicare in merito a questo tipo di problematiche, si facciano avanti, cioè nel senso è giusto che nuove persone portino avanti l'associazione come l'ha fatto il signor Bacci, come l'ha fatto Ottavio Croze, Marco Croze e chi per esso, adesso non posso ricordare tutti i nomi e vi dicendo, però è evidente che un'associazione deve vivere nel suo associazionismo per l'appunto e quindi non deve essere l'associazione di un presidente, bensì deve essere un'associazione di tanti soci. In questo senso ho dato la mia disponibilità, qualora ovviamente voi lo vogliate, di portare avanti ancora per un chiamiamolo triennio, quindi diciamo un mandato ponte l'associazione per tirare su per l'appunto qualcuno che si faccia ovviamente avanti, perché lo deve dire, deve avere il tempo, deve avere la disponibilità, nessuno deve essere costretto a fare nulla, è evidente questo. Però diciamo la dicotomia, quindi la separazione tra il fatto di dare questa disponibilità e la morte dell'associazione era molto vicina, era molto. Quindi è un vero peccato, sarebbe un vero peccato che un'associazione come questa, che ancora una volta ve lo dico per parole del sindaco e del direttore generale, è una delle poche associazioni cittadine che continua nel tempo con eleganza, uso questo termine perché non lo trovo assolutamente fuori luogo, cioè eleganza significa non sbattendo le porte, non facendo le polemiche sterili e futili, diciamo, porta avanti delle tematiche importantissime, importantissime, continuo a dirlo. Quindi è molto importante, diciamo, che questa associazione continui a vivere e continui diciamo, ad essere la voce viva di quella che è la realtà della Piazza San Marco. Perché non mi stanco mai di dirvi che nella realtà di Piazza San Marco possiamo vedere diciamo, riassunte tante problematiche della nostra città. E quindi se riusciamo, diciamo, a cambiare un minimo, la situazione della piazza stessa, guardando, come dico sempre e mi ripeto, al particolare, quindi la piccola carta, la sciocchezza e via dicendo, possiamo essere un esempio per altre zone della città stessa, Rialto, piuttosto che San Polo, Santa Margherita e via dicendo, questa è, insomma, cito le parole del sindaco, l'avvocato Orsoni, che ha detto, a una conferenza stampa, anche a Santa Margherita dovreste imitare l'esempio di Piazza San Marco, dell'associazione Piazza San Marco. Quindi ripeto, questo nostro esempio, questo nostro lavoro quotidiano possono diventare esempio affinché la nostra città possa diventare un luogo migliore. È ovvio che non è un'utopia, però è uno sforzo difficile, via dicendo. Ultima piccola postilla per dirvi che quando dico che il lavoro dell'associazione è fondamentale, lo è dal mio punto di vista per un duplice aspetto. Lo è sia per quello che è l'anima, voi sapete tutti che l'associazione ha due anime, una è un'anima di, come ho detto prima, lobby positiva, non c'è niente di male a usare questo termine, lobby positiva dei commercianti. Notiamo con preoccupazione, uso questo termine, il fatto che la Piazza San Marco si stia dividendo in due Piazze San Marco, una Piazza San Marco che corre lungo le procuretie nuove, dove diciamo, la voglia di continuare la passeggiata della via 22 marzo
fa sì che sempre nuove grif o altre persone vogliono entrare, diciamo, lungo appunto le procuratie nuove, mentre quella che era la zona più bella della Piazza San Marco, quindi le procuratie vecchie, ha dovuto subire negli ultimi tempi, e questo è evidente per il discorso delle acque alte e altre cose, come posso dire, un arrivo di negozi di dubbio gusto, uso questo termine per non essere ovviamente maleducato, voi tutti capite quello che sto dicendo. È fondamentale, come dicevo prima, che l'associazione prenda in mano questo problema, il problema ovviamente legato all'impermeabilizzazione della piazza, o quantomeno a delle possibili soluzioni tampone che facciano sì che le acque alte, anche con l'avvio e il termine, cioè non, l'avvio, la messa in funzione del MOSE stesso, possano essere attuate. Voi tutti sapete che anche con il MOSE in funzione, i negozi a 8 centimetri, vi dicendo, avranno ancora l'acqua, questo è uno scandalo, vi dicendo, quindi noi abbiamo dato incarico al nostro giornalista Mencini di preparare un dossier, un qualcosa di forte che possa permetterci di andare anche sulla stampa per comunicare questo scandalo. Quindi diciamo, è fondamentale l'opera dell'associazione perché noi dobbiamo cercare di farci portavoce che la crescita anche commerciale, diciamo, della piazza sia uniforme. Che non ci sia una piazza dove ci sono quattro negozi belli e 10 negozi di cianfrusaglie, permettetemi questa cosa, e che ovviamente secondo un concetto di contaminazione, la contaminazione sia positiva, non negativa. Abbiamo dovuto assistere a fenomeni, Sarizzada San Lio, piuttosto che altre zone, dove la contaminazione di negozi cinesi, piuttosto di kebab o via dicendo, ha fatto sì che in poco tempo una zona, diciamo, di prestigio, uso questo termine, sia diventata una zona di paccottiglia, di cose. Potrebbe succedere anche a tutti noi, cioè potrebbe succedere che domani mattina un negozio orrendo apre vicino a noi, e quella che è una ditta storica, come qua vedo ovviamente molte rappresentate dai propri, diciamo, amministratori e via dicendo, possa essere assurda. Quindi diciamo, un aspetto secondo me importante, io mi dispiaccio che alcune persone non avessero capito questa mia intervento, l'avevo fatto un anno fa su un giornale. Il mio è proprio un intervento che vede con preoccupazione questa dicotomia, questa diversificazione, e che vuole cercare ovviamente di fare in modo, anche per un valore immobiliare proprio stesso delle proprietà dei singoli negozi, faccia in modo che le due anime della piazza, le due parti della piazza possano crescere ovviamente nella differenziazione dei prodotti che vengono venduti assieme. Quindi questa è una cosa fondamentale. Dall'altro lato, e termino, è importante dire che la partecipazione anche di soci laici, che io li chiamo laici, cioè non commercianti, è dal nostro punto di vista sempre più importante, e lo sarà dal mio punto di vista sempre più importante. Noi abbiamo bisogno di aprirci secondo forme, diciamo ovviamente statutarie, noi abbiamo uno statuto che deve ovviamente essere rispettato, però dobbiamo aprirci alla città, al mondo. Abbiamo avuto un vicepresidente qua presente che è l'ingegner Walter Harm, che è un cittadino austriaco, anche se lui si sente veneziano e parla l'italiano, come dicevo prima, meglio di me. Quindi ripeto, aprirci alla città e al mondo significa far sì che tutti coloro che hanno amore per Venezia e ovviamente hanno amore per il simbolo di questa città che è Piazza San Marco possano aiutarci e possano, diciamo, coesistere, vivere in una maniera simbiotica, quindi in simbiosi con tutti noi commercianti. Quindi diciamo, dobbiamo togliere quella patina che magari in passato abbiamo avuto anche per errori dei mass media, diciamo, di essere un'associazione solamente di commercianti che guardano il proprio orticello, ma di dire guarda che se tu ci aiuti, se ci aiutiamo assieme, questo luogo può diventare un luogo migliore per viverci, può ritornare, questo è un sogno ovviamente, a essere un luogo dove anche i veneziani ogni tanto possono venire a passeggiare e riappropriarsi di quello che è il luogo centrale della loro cosa che facevano una volta e non fanno più. E magari partendo magari dai mesi invernali, cercare di fare in modo di invitare appunto i veneziani o coloro che hanno acqua a venire in piazza a farsi una passeggiata, a dire beh, questa è ancora la piazza della mia città, e quindi essere fieri di avere una piazza. Io penso che qualche piccolo segnale l'abbiamo buttato, qualche piccolo seme l'abbiamo buttato. È importante che il nuovo consiglio direttivo abbia, secondo me, questa visione, abbia a cuore queste cose, e che ovviamente, come dicevo prima, al di là degli aspetti quotidiani e lavorativi che abbiamo tutti noi, coloro che ne faranno parte, trovino ovviamente lo spazio per dedicare un po' di attenzione, ripeto, alla vita di questa associazione. Vi ringrazio.
una domanda. Alberto, io concordo su tutto con te, tranne assolutamente l'ultima parte. Tu hai parlato di due anime,